Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti qui nell'appuntamento con i fact sheets. Sì, ragazzi, è arrivato il momento dei fact sheets, che riguardano ovviamente il prossimo DLC, il DLC Premium. Oggi, quindi praticamente a più di un mese dal rilascio di questo DLC, iniziamo con le prime schede informative. Io ringrazio sempre Giants per averci dato in anteprima queste schede, affinché il video possa uscire in contemporanea con il vlog sul loro sito ufficiale. Allora, cominciamo. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un bel likeino, iscrivetevi se non siete iscritti, vi aspetto anche sul mio secondo canale RobbyMello81 Extra, dove porto tutto quello che non riguarda farming, e quindi si parla e si gioca su altre robine. E poi la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente con appunto un abbonamento gratuito. E poi, ultimo ma non meno importante, vi ricordo che tutte queste anteprime, tutte queste schede che io ricevo, la roba che ricevo in anteprima, è possibile solo grazie a voi che avete acquistato e che acquisterete dai miei link affiliazione Giants, che trovate qua sotto in descrizione, dove senza alcun sovrapprezzo potete acquistare tutto quello che riguarda farming ed aiutarmi a salire di livello con la partnership. Allora, andiamo a vedere le schede di oggi. La prima è l'Apollo 16 Premium, che è uno spandi letame della Unia. 50.000 euro di prezzo, 150 cavalli di potenza richiesta, 16 km di velocità di lavorazione, 12 metri di larghezza lavoro, 20 metri quadri, cioè 20.000 litri di capienza. E ovviamente contiene il letame come fill type. Andiamo avanti e vediamo il secondo mezzo, poi andremo a vedere un attimino l'analisi delle foto in HD. Qui abbiamo una doppia immagine, perché loro ci vorrebbero far vedere il Gorenk Puller 450, questo diciamo sarchiatore che serve per la rimozione meccanica delle erbacce. 4.000 euro, 45 cavalli di potenza richiesta, 12 km di lavorazione, 4,5 metri di larghezza lavoro, 12 km di velocità lavorazione, ragazzi, e 4,5 metri di larghezza lavoro. Ma se tu metti il Puller vicino al Fiat 160-90, vediamo che l'interesse cala. Quindi l'interesse va tutto lì, va tutto sul Fiatone. E quindi andiamo a concentrarci sui dati del Fiat. E qui vediamo subito la prima cosa che ci salta all'occhio, ovvero che non è un Fiat configurabile a 180 cavalli. Perché se noi andiamo sul sito c'è scritto c'è anche il 180, quindi probabilmente sono due modelli differenti. Ci sarà probabilmente il 160-90 e il 180-90, perché se voi vedete qua è solo 160-90, 92.000 euro, 160 cavalli di potenza, cambio manual più power shift, 40 km orari, 6,7 tonnellate di peso. E poi dopo andremo a vedere la foto in alta risoluzione per tutti i particolari, però da quello che riesco a percepire, dalle conclusioni che io traggo da questa scheda e da questa immagine, è che il Fiat 160-90 e 180-90 non è un solo Fiat configurabile, ma hanno fatto due Fiat differenti. Perché dico questo? Beh, se noi andiamo sulla pagina del DLC, vediamo che il trattore si chiama 160-90DT, ma nei dettagli ci dicono che la potenza è 360 e 180 cavalli, mentre nella scheda informativa di oggi abbiamo solo i 160 cavalli. Quindi le teorie sono due: o sono due modelli di trattori differenti, o è sbagliata questa scheda qui, o è sbagliata la scheda sul sito. Quindi, come probabile che ci siano due Fiat, come in realtà ci sia solo il 160-90 e in realtà non c'è il 180. Questo, ragazzi, finché non avremo la scheda informativa giusta o il DLC sotto mano,
non possiamo saperlo. Per il momento becchiamoci il 16090 DT. E infine l'ultima scheda della giornata, la DeWolf GBC, la raccoglitrice di carote, 101.000 euro di prezzo, 100 cavalli di potenza richiesta, 10 km di velocità di lavoro, un metro di lavorazione, ragazzi. Loro dicono un ROV, cioè una fila, sarà un metro, una fila sarà un metro comunque, una fila, 5.500 litri di capienza serbatoio. Accetta carote, credo che queste siano le nuove icone, no? Barbabietole rosse e pastinaca, quindi ci potete raccogliere tutte le nuove colture, anche perché questa credo che sia la pastinaca, credo, questa immaginina qua, quindi questa qui raccoglierà tutte le nuove colture. Credo che questa non faccia pallet, infatti c'è il suo serbatoio da 5.500 litri, perciò come la vedete la usate. Queste sono le relative immagini in HD, quindi partiamo appunto con la DeWolf e qui vediamo le carotine, la texture delle carotine, eccetera eccetera. Mi pare da vedere che hanno sistemato la texture delle carote raccolte, che se vi ricordate l'ultima volta ci aveva un po' deluso, sembrava quasi il residuo colturale del campo normale dei girasoli, e invece vedete che hanno lasciato questo verdino, quindi il mio occhio che va a vedere sempre questi particolari ha notato che hanno sistemato la texture della carota raccolta. Andiamo avanti ed eccolo il protagonista, e andiamo un pochettino a vedere questo 16090. Vedete, questa è tutta la parte dietro, electronic lift, tutta la gabinetta eccetera eccetera, le decals 16090, gli specchiettini, qualcuno si è lamentato di questi specchietti, dice che non sono quelli di serie. Qua vediamo lo scarico cromato, la marmitta cromata. Io ora, non avendo un 180 o un 160 sotto casa, mi scuserete, non posso sapere se questi specchietti sono o non sono di serie. Qualcuno dice di no, vabbè, però questi sono dettagliotti che non ci rovineranno di certo il piacere di avere questo trattore. Qui vediamo già lo sporco, il dirt, sia all'interno dei cerchioni che vabbè sulle ruote eccetera eccetera. Beh, direi che è un signor trattore, ragazzi, è un signor trattorino. E poi come ultima immagine abbiamo, va bene, lo spandiconcime della Unia. La cosa strana, ragazzi, è la texture del letame, che io non me lo ricordo così letame, ragazzi. Queste sembrano foglie secche, ragazzi, questo più che letame sono foglie secche, mi sbaglierò io, però sembrano veramente foglie secche più che la texture del letame. Non lo so, sarò io che non ci ho fatto mai caso, ragazzi, io non ci ho fatto mai caso effettivamente com'è la texture dell'etame. Sì, sono pezzettini di cacca in realtà, vedete? È ovvio che loro vogliono simulare i pezzettini di cacca, vedete, ci sono i fili di paglia eccetera eccetera, però a vederle da qui io ho detto, dico, ma che so, foglie secche, sembrano foglie secche, voglio dire, ma non è che è cambiata la texture dell'etame, è stata sempre così, boh, non lo so. Ma comunque non concentriamoci adesso sulla cacca, concentriamoci appunto sull'attrezzo. Eccolo qua, molto bello, carino, uno spandiconcime, però certo non è certo questo che deve convincervi all'acquisto, ma è un po' la mappa in sé e tutta l'ambientazione che deve comunque farci prendere la voglia di questo DLC. Ragazzi, io mi fermo qua, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, queste vostre prime impressioni, lasciate un bel likeino. Ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui, ringrazio Mamma Giants per queste anteprime e ringrazio soprattutto gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Amici, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Miau!